Vorrei intanto ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questo libro. Il libro esce con autori vari, non è un escamotage editoriale, né penso l'abbia inventato Sergio Bianchi, l'editore, per non pagare i diritti, e che in realtà a questo libro hanno collaborato in tanti, non solo noi, con Giancarlo, Claudio e Turi, che abbiamo raccolto il materiale, elaborato, e Tano D'Amico, ma tutti quelli che Letizia Battaglia, Raffaella Perna, sono tutti quelli che in qualche modo ci hanno scritto, ma soprattutto i familiari, gli amici, Paolo e Thomas, che a questo libro hanno dato e a tutta questa storia che abbiamo costruito hanno dato un contributo. Il libro è sul filo di una biografia unica e irripetibile, come la biografia di ognuno di noi. È la storia però anche di un noi, non soltanto il noi degli amici e dei familiari, dei parenti di Dado, ma è anche il noi del movimento. In qualche modo il libro cerca di seguire questo doppio registro, la storia di una biografia unica nella sua unicità e irripetibilità, e la storia di una parte del movimento, di una delle 12 tribù di Israele, che tutto sommato in buona parte siamo qui, che è anche unico e irripetibile. L'intreccio di queste due storie formano, diciamo, il tessuto e il filo narrativo di questo nostro libro. Questo libro ha al centro la storia di due foto, si sviluppa attorno a questa narrazione, sono le immagini che Tano aveva nascoste, diciamo, dopo il 2 febbraio del 1977, e che ha tenuto per tanti anni in un cassetto fino a incontrare e a parlarne con Dado e a renderle pubbliche. Come dice Tano, la foto non è mai, è quella in cui l'autore è chi si guarda e chi viene guardato. Cioè non, in questo senso la foto di Paolo e Dado che il 2 febbraio di Piazza Indipendenza è una foto loro soprattutto, è una storia loro soprattutto. Questo libro anche, soprattutto legato a queste due immagini, che erano le immagini in cui Dado raccoglie le pistole, la sua e quella di Paolo, e cerca di portarsi via l'amico ferito, sono la smentita che a noi non ci ha rovinato la guerra, come dice Alberto Sordi. Noi la guerra non ci ha rovinato, anche perché noi l'abbiamo cercata e provocata. È stata una guerra sociale, quella del movimento del 77, e quindi al centro della riflessione di questa storia ci stanno quelle due foto in cui i compagni armati sono scesi in piazza per manifestare. In realtà noi ci hanno rovinato i comunisti che si armavano contro lo Stato e i comunisti che si armavano insieme allo Stato. I comunisti che chiedevano il riconoscimento politico della loro inimicizia contro lo Stato e i comunisti che chiedevano il riconoscimento politico della loro amicizia insieme allo Stato. In questa tenaglia il movimento del 77, che non ci azzeccava un cazzo con lo Stato, ci è rimasto stritolato. Ovviamente non è solo una responsabilità dei comunisti, delle varie specie dei comunisti, però sostanzialmente questa è la storia. E il 2 febbraio del 1977 noi l'abbiamo chiamato una falsa partenza, una resa dei conti tra movimento e comunisti, che si troverà poi a esplicitare il 17 febbraio, che sono pochi giorni dopo, nelle giornate di Lama, quando il movimento fece Lama dall'università. Poteva essere una grande occasione, l'incontro tra il movimento operaio delle mani callose e un movimento che invece partiva dal lavoro intellettuale, dal lavoro immateriale, dalla precarizzazione della propria esistenza, ed invece è diventato uno scontro violento. A noi interessa ragionare ancora su queste cose, anche perché siamo ancora qui oggi a parlare di queste cose, perché
sostanzialmente gli anni del 77, attorno al 77, a quel movimento, è una presa dei conti all'interno della sinistra. Il movimento si trovò a fronteggiare uno schieramento comunista che si faceva Stato e che quindi considerava in inimicizia qualunque cosa si muovesse contro questa ipotesi, ma è sempre così. Cioè, l'opposizione sociale prima o poi deve fare i quando pone sul tappeto problemi, diciamo, di struttura e di riforme di struttura, si troverà sempre a fare i conti con il riformismo, con la socialdemocrazia, e in questo conflitto sta tutta la sua vitalità, la capacità di proiezione, la capacità di immaginare e di prevedere. Il 2 febbraio del 77 è una forza partenza perché è una giornata antifascista, proprio l'ultimo dei problemi, come dice Dardi in una breve intervista, che passavano per la testa del movimento in quegli anni. Era l'ultimo dei problemi, l'opposizione alla destra, l'opposizione del movimento era sempre contro la sinistra. Ci fa piacere, diciamo così, sottolineare proprio in quelle giornate questa cosa. Il 3 febbraio l'Unità titola tutta pagina contro i provocatori. Sarà poi questo il filo conduttore della sinistra riformista nei confronti del movimento. Non importa se siano di destra, di sinistra, avanguardisti di sinistra, avanguardisti di destra, alla sinistra non gliene frega un cazzo di come stiano le cose. L'importante è che c'è qualcosa che si muove, che pone opzioni di carattere rivoluzionario e in qualche modo va stoppato. Il modo migliore per stopparli è reprimerli. Quindi provocatori, oggettivi e soggettivi, collaboratori e così via. C'è però anche un altro elemento all'interno di quella giornata, e che diciamo intorno alle questioni di quella foto, che per prudenza, ma direi anche per pudore soprattutto, erano state, oltre gli elementi di cautela, erano state, diciamo così, nascoste. Ed è quello di cui si parla anche di noi in questi giorni, della perdita dell'innocenza. Il movimento è, diciamo così, doveva apparire innocente, poteva essere innocente. Noi abbiamo perduto la nostra, perché ovviamente avremmo perduto precedentemente la nostra innocenza. E questa è una teoria, diciamo, che quelle immagini, quelle foto e quella giornata lo smentivano. Dardo e Paolo vanno in Piazza Armati. Se si va a Piazza Armati non sei innocente, non perché tu abbia perso precedentemente l'innocenza. Io non credo a questa teoria che i movimenti siano innocenti e che poi per la cattiveria del regime scoprono la propria cattiveria. Non è mai accaduto così, cioè, non è che nei movimenti socialisti, il primo movimento operaio scopre la propria cattiveria dopo le bombe, le cannonate di Paolo Beccaris, oppure il movimento antifascista scopre la propria cattiveria dopo il delitto Matteotti, oppure noi abbiamo scoperto la cattiveria dello Stato dopo le bombe di Piazza Fontana e così via. Le cose non stanno così. Cioè, se c'è chi perde l'innocenza è lo Stato. Lo Stato perde l'innocenza quando mette le bombe, quando attacca i movimenti. Perde l'innocenza quando si trova di fronte un movimento forte di opposizione, un movimento radicale. Lo Stato e il capitale sono innocenti finché non succede qualcosa. Il mondo va avanti, si produce, che non dobbiamo produrre, siamo innocenti. Lo Stato va avanti, ci si organizza, che ci dobbiamo dare una forma sociale, siamo innocenti. E quando si pongono quesiti, forme e pratiche di lotta e pensieri che sono eversivi, allora lo Stato perde la sua innocenza. Dardo e Paolo non erano innocenti, il movimento del 77 non lo era, questo non significa che era truculento, però ecco, diciamo, non eravamo vittime di una repressione cattiva dello Stato. Abbiamo posto, ponevamo questioni decisive e strutturali, e quindi, diciamo, eravamo conseguenti all'avere posto quelle questioni.
L'ultima cosa, che si riallaccia un po' anche a quella di prima, a proposito della sinistra, il movimento del 77 è un movimento del lavoro. Si è presentata questa forma giovanilista, come se fosse un ciclo biologico, cioè a 20 anni si è rivoluzionario, insomma, quindi si scende in piazza, si lotta, eccetera. Invece il carattere che il movimento scopriva era che c'era una nuova forza lavoro, e questa forza nuova, questo nuovo soggetto economico e politico era il soggetto economico e politico del 77, che poi sarebbe diventato appunto il lavoro immateriale, il lavoro precario, la generazione che è venuta dopo. Questa scoperta di un movimento nuovo del lavoro poteva incontrare il movimento operaio, però invece, appunto, come dicevo prima, c'è stato un conflitto durissimo. Beh, io credo di aver finito. Di nuovo ringrazio tutti quanti. Volevo finire solo con un'immagine, perché è anche un po' il senso, un altro senso. Ecco, questa non è un'immagine del 77, questo è un mese fa a Atene. Non è una pistola, è una lancia razzi, però il gesto è forte e fa riflettere. Non mi auguro, non credo, non è neanche giusto immaginarlo che ci sia, come dire, una ripetizione, un ciclo da cui non riesci mai a uscire, per cui le lotte sociali diventano radicali e procedono secondo una spirale inesorabile. Però il movimento in Grecia non è innocente, neanche quello. Grazie.